Scrivi l'equazione della retta parallela all'asse x sulla quale la circonferenza di equazioni x quadro più y quadro più 2x più 8y uguale 0 stacca una corda di lunghezza 4 radice quadrata di 2. Continuiamo a risolvere problemi riguardanti i concetti di posizione di una retta rispetto ad una circonferenza, quindi retta secante a una circonferenza, quindi la interseca in due punti, tangente ad una circonferenza dove il punto di tangenza è 1 oppure esterna. Abbiamo visto sia esercizi tipici dove c'è l'equazione risolvente e a seconda del delta vediamo se la retta è secante, tangente o esterna, oppure problemi. Questo è un altro problema molto simile a quello precedente, però, perché ci dicono vogliamo l'equazione di una retta parallela all'asse x. Che equazione ha una retta generica parallela all'asse x? Di sicuro l'equazione y uguale k, con k che è un numero, una costante reale, va bene? Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo di sicuro ci dicono già che sta retta è secante la circonferenza. Allora, disegniamoci un attimo quella circonferenza là. Quella circonferenza, non so se ne siete accorti, è sicuramente passante per l'origine, perché è mancante del termine noto C. C'è solamente AX e BY. A è 2, B è 8. Le coordinate del centro di quella circonferenza sono meno a mezzi e meno B mezzi, quindi meno 1 e meno 4. Perché? Meno 2 mezzi e meno 1, meno 8 mezzi e meno 4. E il raggio? Dunque il raggio è la radice quadrata di meno 1 al quadrato più meno 4 al quadrato meno 5, però non c'è perché è 0. Quindi è un 16 più 1 che fa 17, radice di 17, quindi un numero leggermente più di 4 è la misura del raggio. Pertanto andiamo a disegnarci la circonferenza, meno 1 meno 4 vuol dire che siamo 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 4. Questo è, qua c'è il centro e diciamo che allora il raggio di una circonferenza che è al centro qui 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 e 4 1, 2, 3 e 4. Quindi diciamo che questo cerchio all'incirca farà una vedo di questo tipo, no? Facciamo finta che sia questo. Questa circonferenza ci dice che, dunque, ci parlano di circonferenza che stacca una corda di lunghezza pari a 4 radici di 2. Quindi, sta retta, evidentemente, se è parallela all'asse x, di sicuro, supponiamo che sia questa, per esempio. Vedete? Guardatela la corda B. A, B. La vedete? Eccola la corda B. Questa è la corda B. Quindi che significa? Significa che sta retta, di cui vogliamo saperne l'equazione, è sicuramente secante la circonferenza. Quindi dobbiamo imporre quella condizione lì. Cioè cosa dobbiamo fare? Dobbiamo intersecare la circonferenza con la retta y uguale k. Scrivici l'espressione dell'equazione risolvente e imporre che il delta sia maggiore di 0, no? Teniamo conto che AB, sappiamo anche il dato secondo cui la corda B vale 4 radici di 2. Quindi vuol dire che A ordinata, allora vediamo un attimo, se andiamo a sostituire al posto della questa Y qui, otteniamo, guardate, per sostituzione X quadro più K al quadrato più X più 8K uguale 0. Abbiamo fatto nel precedente esercizio, vedete l'equazione risolvente, ovviamente la variabile del parametro è questa qua, è x quadro più 2x più k al quadrato più 8k uguale 0. Utilizziamo la formula risolutiva ridotta, dunque x 1 2 è meno b mezzi, quindi meno 1 più o meno radice quadrata di 1 meno k al quadrato meno 8k, no? Meno b mezzi al quadrato meno ac. A è 1, C è K quadro più 8K, quindi 1 meno K quadro meno 8K. Ovviamente deve risultare che 1 meno K quadro meno 8K sia maggiore di 0, ma non ci interessa, è evidente che la retta sta secante. Quindi vuol dire che abbiamo due punti. A avrà coordinate meno 1 più radice quadrata di 1 meno K al quadrato meno 8K. E ovviamente ordinata K, Y è K. B
avrà coordinate meno 1 meno radice quadrata di 1 meno k quadro meno 8k punto e virgola k. Imponiamo, calcoliamo questa distanza A e B e imponiamo che sia pari a 4 radice di 2. Va bene? E abbiamo finito. Come abbiamo fatto proprio nel precedente esercizio, solo che nel precedente esercizio ci dicevano che la retta era x uguale k, qui invece una retta parallela all'asse x, che è sempre y uguale k, quindi AB è pari a formula della distanza tra due punti. C'è bisogno di utilizzare questa? No, perché vedete che le due ordinate di A e B sono uguali, quindi basta utilizzare quella ridotta, cioè quella con il valore assoluto. Quindi possiamo scrivere che AB è il valore assoluto di, ad esempio, possiamo dire ascissa di A meno ascissa di B, meno 1, meno meno 1 è un meno 1 più 1, 0, radice di 1 meno k quadro meno 8k, meno meno, quindi viene un due volte, radice quadrata di 1 meno k quadro meno 8k. Ma AB lo conosciamo. Modulo di 2 radice, modulo di 2 per il modulo di radice, ma modulo di radice basta lasciare la radice. Qui otteniamo in definitiva che 4 radici di 2 è 2 volte radice quadrata di 1 meno k al quadrato meno 8k. Ecco qua. Allora, intanto direi di dividere per 2 e scrivere che 2 radici di 2 è uguale a radice di 1 meno k al quadrato meno 8k. A questo punto eleviamo al quadrato da una parte e leviamo al quadrato da una parte e dall'altra, molto tranquillamente, ottenendo, cancello qui, visto che diciamo che questo non mi interessa più, posso dire che dunque 2 radici di 2 è un radice di 8 al quadrato, quindi 8 è uguale a 1 meno k al quadrato meno 8k. Ovviamente le rette saranno chiaramente due, perché verranno due valori di k. Direi di portare questi tre termini a sinistra cambiando di segno, ottenendo un'equazione di secondo grado in k del tipo k quadro più 8k più 7 uguale a 0, che sarebbe 8 meno 1 7. E visto che 7 per 1 fa 7 e 7 più 1 fa 8, questo trinomio di secondo grado notevole in k a sinistra lo posso scomporre in k più 7 per k più 1, applicando poi la legge di annullamento del prodotto, trovo che k con 1 è pari a meno 7, k con 2 è pari a meno 1, mettendolo lì, ottengo effettivamente le due rette richieste, che sono y uguale meno 7 e y uguale e y. Io qui ovviamente ho rappresentato male, perché la corda, ve lo dico io qual è, non è ovviamente questa, ma non importa, il disegno era indicativo. Y uguale meno 7 e y uguale meno 1 sono due rette, una è questa, l'altra, non so, è questa qua per esempio, e la corda, insomma, potrebbe essere questa, insomma, comunque sia, queste sono le due rette ottenute, abbiamo risolto anche facilmente anche questo problema.